e ringrazio innanzitutto per l'ospitalità tutta la comunità di Torrifusiata, il sindaco, la scuola e tutta la comunità scolastica che è presente. Noi stamattina siamo orgogliosi, felici di essere qua, orgogliosi perché ci viene data la possibilità di portare la nostra esperienza fuori e quindi questo significa per una comunità come quella di Siano, 12.300 abitanti, già un motivo di soddisfazione, no? Poter in qualche modo permettersi l'uso di indicare una strada. E motivo poi di maggior orgoglio ancora è che la nostra comunità va ad indicare una strada che poi è la strada maestra che è qui incarnata, potrei dire, definitivamente da Alessio Ciacci con l'esperienza del Comune di Camargue. Rifiuti Zero parte a Siano ufficialmente come data, diciamo, istituzionale, se vogliamo, il 16 gennaio del 2012. In realtà è un percorso che è cominciato dal punto di vista del profilo culturale molto prima, nel 2009 mi sembra, grazie alla azione che è stata fatta sul territorio da parte del comitato cittadino Siano Ecosostenibile, che stamattina è qui presente con Pino Micella, che è il presidente, Giuseppe Capodarone, Gerardo Zambrano, insomma sono tanti altri ragazzi, tutti i giovani che si sono impegnati tantissimo nella fase e di denuncia di quelle che sono le problematiche e poi di azione concreta, non solo di proposta, proprio di darci una mano giorno per giorno presso il comune per cercare di darci una ricetta, un modo di guardare le cose senza tirarsi indietro. Abbiamo fatto tantissime attività insieme a loro, appunto dalla fase di denuncia dei problemi più gravi, più grossi, che tipo la presenza di amianto sul territorio, che abbiamo rimosso ovviamente, seppur anche là c'è stata qualche difficoltà perché spesso le leggi non sono poi così semplici da applicare, spesso comportano dei costi non indifferenti anche per il cittadino. Così come abbiamo avuto il caso ripetuto peraltro più di una volta di presenza di discariche di gomme e di quant'altro da parte di camion che non è nemmeno del nostro territorio, così come abbiamo avuto anche delle esperienze positive che a volte, delle volte, sono nate anche dalle iniziative private, che sia il detersivo alla spina o che sia un negozio che praticamente vende prodotti a chilometro zero o che ancora sia quella che è l'esperienza di un ragazzo che ieri sera ci ha fatto vedere un presepe realizzato molto grande, tutto con materiale riciclato e materiale ecosostenibile. E diciamo queste piccole cose sono importanti perché in realtà sono poi la cartina di tornasole di tutti i discorsi che ci possiamo fare, cioè se ci proponiamo di andare a cambiare una cultura, quella che è la cartina di tornasole reale è vedere che questo cambiamento passa tra le persone. Abbiamo avviato un percorso ovviamente nelle difficoltà. Siano non nasce come una comunità virtuosa da questo punto di vista. Siano nasce come una comunità che nel 2010 aveva la raccolta differenziata al 43%. Nel 2011 la chiude al 44% dopo che si verificano una serie di crisi di rifiuti durante l'anno e nel 2012 stiamo al 56%. Ecco, noi facciamo delle proposte di miglioramento senza dimenticare che dobbiamo affrontare delle difficoltà. Il costo del servizio, c'è un manifesto là, il costo del servizio è molto elevato. Ci costa 1.600.000 euro l'anno circa e non è difficile, non è facile da sostenere. Abbiamo un problema appunto con la raccolta differenziata perché molto spesso le persone sono riottose, non vedono un miglioramento dal punto di vista del profilo economico. Abbiamo un problema con lo spazzolamento quando dobbiamo fare più raccolta di buste piuttosto che un servizio puntuale per lo spazzolamento. Abbiamo un problema a volte che sono anche direttamente i dipendenti pubblici che non riescono a cogliere l'importanza dell'azione che l'ente mette in campo. Ecco, tutto questo cosa significa? Allora, fermarsi? No, nella maniera più assoluta. Tutto questo significa che a queste problematiche c'è un contraltare, c'è un contrappunto. C'è che quella ancora al 50 è finalmente al 50 e c'è che
Il servizio che costa tanto deve diventare un servizio di raccolta puntuale. Dal mese di gennaio partiremo con un sistema di raccolta con i codici a barre che ci permetterà di individuare coloro i quali sono i cittadini virtuosi che fanno la differenziata e coloro i quali invece sono i cittadini che non vogliono differenziare. Così come chiaramente poi c'è una fase di comunicazione importante e di sensibilizzazione che deve essere costante sul territorio. Questo per quanto riguarda quindi gli aspetti pratici della nostra realtà, della nostra comunità, che si muove quindi nelle contraddizioni. Ci si muove un poco fra quelle che sono le grandi aspirazioni e quelli che sono i piccoli problemi. Però, lo dicevamo ieri sera, a Siano, quando si cammina si fanno anche i passi falsi, li si mette nel conto. Però l'importante è continuare, l'importante è che quando si cade si rialza, l'importante è che quando si mette in campo una linea politica la si porta avanti, e la si porta avanti con convinzione, la si porta avanti perché oggi come oggi, secondo me in questo momento, noi dobbiamo ripensare quella che è la logica e della politica e dell'economia, cercare di tenere presente che il futuro non è qualcosa che si promette, il futuro è qualcosa che inevitabilmente si costruisce, e si costruisce andando a pescare in quelle che sono le risorse residue del sud, che certo si è tra virgolette distinto male, viene ricordato oggi la crisi dei rifiuti, quasi quasi rappresenta un motivo di razzismo nei riguardi del sud. Ecco, noi dobbiamo dire un'altra cosa, noi dobbiamo andare a ripescare quelle che sono le nostre potenzialità, le nostre peculiarità e il bene della nostra terra e della nostra natura. Parliamo in una zona difficile, sicuramente, parliamo nella zona vesuviana, parlo da un comune che ha vissuto la tragedia della frana nel 1998 e che ha visto una cementificazione ulteriore, magari delle montagne, dei lavori di messa in sicurezza. Parliamo di un territorio che oggi si sta ragionando di una zona di espansione che addirittura in una prima fase non prevedeva nemmeno l'edilizia economica e popolare, non prevedeva nessun intervento di carattere ecosostenibile, e si deve fare una battaglia, si sono stati fatti degli appunti in questo senso a delle lettere da fare. Parliamo di una concezione di ambiente che deve essere larga, ad ampio raggio, e che deve andare al di là di quella che è la problematica dei rifiuti. Ecco, ieri sera, e chiudo per non essere troppo prolisso, scusa se già lo sono stato, ieri sera, dicevo prima, siamo andati a vedere un presepe realizzato da un ragazzo del nostro comune che ha fatto questo presepe grandissimo, praticamente fatto tutto con materiale ecosostenibile. Ha ripreso presso il sito di trasferenza quelle che erano le pompe delle lavatrici che erano state buttate, lampadine buttate, carta dei fornai per fare tutte le prodotte, eccetera. E ha fatto questo lavoro grande, molto bello. E poi per presentarlo in un'intervista che abbiamo fatto, che presenteremo oggi pomeriggio, dice: Fabio, ma tu perché hai fatto questa cosa? Per un motivo economico? E lui dice: sì, il motivo economico ci sta, perché oggi non è tanto semplice che vai a comprare tutto fatto in buono, dice, no, lo compri fatto in buono, perché non è poi così buono rispetto a questo. E poi dice un'altra cosa, dice, c'è una sorta di poesia anche, lo dice proprio così, dice, no, per me c'è anche una poesia, nel prendere una cosa rotta, buttata, rifiutata, e farla diventare poi un pastore, una capanna, un qualcosa del genere. E allora in tutto questo c'è, cioè, secondo me, veramente il senso di quello che dobbiamo cercare di fare. Cercare di trovare in un momento così difficile anche una misura poetica della nostra vita. Io penso che dobbiamo pensare in una maniera profonda ed immediata che rifiuti zero vuol dire differenza 100. E differenziata 100 vuol dire valore, e valore è ciò che vuol dire davvero futuro e cambiamento. Ecco, allora, nel futuro e il cambiamento si mette insieme la tradizione del presente e la buona pratica virtuosa e innovativa. Cercare di mettere insieme quelle che sono le nostre tradizioni e cercare di guardare al futuro è la nostra strada maestra, e speriamo di riuscire a fare sempre meglio, sempre di più, e speriamo che saremo sempre di più noi a fare queste buone pratiche.
Per simboleggiare tutto questo, noi stamattina vogliamo anche ringraziare l'associazione Ubuntiamo, nella persona di Francesco gli vogliamo fare questo omaggio, che è una piccola casetta a rappresentare la natività fatta con materiale ecosostenibile. Grazie. L'ospitalità ci ha pagato l'IMU, mi sembra, almeno la seconda rata.